Buonasera amici e amiche, siamo questa sera in compagnia di Ciro Silvestri, neoeletto segretario generale del FISI. Silvestri, che cos'è il FISI? Beh, FISI è un sindacato relativamente giovane perché è stato fondato nel 2010 dal compianto Rolando Scotillo. È un sindacato che è balzato agli onori della cronaca nell'ultima fase della gestione pandemica per le assurdità che quella della pandemia stava trasformando anche il concetto del lavoro e per i soprusi che si sono operati all'interno del mondo del lavoro. Ragion per cui il nostro sindacato... riferimento al mondo della scuola? Della scuola sì, ma in generale, perché non ci dimentichiamo che tutto è iniziato all'interno della sanità, cioè con una serie di restrizioni, non tanto di natura preventiva per contenere il virus, ma semplicemente proprio di impedimento di accesso al lavoro, quindi si metteva in discussione proprio la possibilità di poter lavorare e veniva chiesto proprio la disponibilità del corpo, quindi dei lavoratori, in funzione del riconoscimento non più del diritto al lavoro ma della concessione al lavoro. Poi è chiaro, la cosa ha avuto degli impatti importanti anche negli altri mondi del lavoro come la scuola e come le forze dell'ordine. Perfetto, allora gli obiettivi del FISI più o meno ce li stiamo dicendo, sono quelli di tutelare queste categorie che sono molto abbastanza proprio trascurate dai sindacati, la cosiddetta triplice, i sindacati tradizionali. Qualcosa vi discosta, vi differenzia dai sindacati tradizionali? Beh, da quelli tradizionali, tra noi e loro c'è un mondo che ci differenzia, nel senso che loro di sindacato è rimasto soltanto il nome e forse neanche in quello, perché se ci atteniamo all'etimologia della parola, quindi al sindiche di origine greca che sta a stabilire proprio l'insieme e la giustizia, loro in questo periodo non solo non sono riusciti a dare una rappresentazione unitaria del mondo del lavoro, ma di giustizia non ne parliamo proprio, quindi noi possiamo a giusta ragione ritenerci un sindacato. Loro sono quello che resta del sindacato, quindi una storia fatta di tradimenti e di soprusi in danno ai lavoratori. Un percorso lungo, difficile. Quali sono le più importanti questioni che sta affrontando lei da neoeletto segretario? Beh, la prima cosa che dovremmo fare e che stiamo già operando in questo senso è di dare ancora maggiore possibilità di partecipazione ad una serie di categorie che oggi non erano contemplate all'interno del sindacato e mi rivolgo in modo particolare per esempio agli studenti lavoratori, perché oggi il concetto di lavoro è entrato già all'interno della scuola, quindi anche gli studenti hanno bisogno di una rappresentanza sindacale. C'è un altro settore che abbiamo apprezzato in modo particolare durante il periodo di gestione pandemica, che sono i lavoratori dello spettacolo e dell'arte, e anche in quel caso bisogna dargli una rappresentanza adeguata, per non parlare poi degli inoccupati, perché noi troppo spesso dimentichiamo che proprio per le responsabilità anche del sindacato si è abbandonato il concetto di piena occupazione. Deve essere uno dei temi centrali del dibattito sindacale e politico, noi dobbiamo ritornare a portarlo in auge come ragionamento, dando possibilità di occupazione piena a tutti i nostri giovani in modo particolare, ma comunque a tutte le persone che fossero in una situazione di bisogno, perché ricordiamo che è attraverso il lavoro che assicuriamo dignità alle persone. Allora, FISI è in netta controtendenza, mentre gli altri hanno una disaffezione al sindacato, FISI sta facendo degli iscritti che veramente sono numeri importanti. Però all'appello mancano ancora i giovani. Cosa fare per attirare i giovani? Beh, i nostri giovani oramai sono disincantati perché hanno vissuto la loro giovinezza proprio in un periodo di tradimenti, di tradimento della politica, di tradimento del sindacato. Dobbiamo essere adesso bravi noi a intercettare i loro bisogni, a dare forma ad un progetto di rappresentanza in modo che loro ritrovino i luoghi ideali del confronto politico e sindacale, perché se riusciamo a fare questo probabilmente i giovani ritorneranno ad impegnarsi anche in ambito della società. Allora, prima di chiudere questa bella intervista, io volevo fare un'ultima domanda. Parlando di disaffezione, c'è una disaffezione al sistema lavoro Italia. Moltissimi sono i giovani, in modo particolare dal sud Italia, che migrano verso il nord o migrano addirittura all'estero. Qual è l'argine? Come si ferma tutto questo?
Beh, io l'ho toccato prima di striscio come argomento, che è quello della piena occupazione. Noi abbiamo un paese che oramai è organizzato a macchia di leopardo, nel senso che alcune aree del paese dove l'offerta, diciamo, anche lavorativa è discreta, e abbiamo invece intere aree del paese completamente abbandonate a se stesso, e questo ovviamente poi è il riscontro anche sul piano dei servizi. Quindi noi dobbiamo porci il problema di riqualificare molte aree del paese, soprattutto quelle del sud Italia, che insomma hanno subito forte penalizzazioni politiche, e lì rinasce una possibilità di offerta concreta per i nostri giovani. Non mi posso sottrarre, purtroppo devo fare un'ultima domanda, è veramente dell'ultima, ascoltateci e seguiteci perché è importante. Negli ultimi 30 anni, in modo particolare dal 90 ad oggi, gli stipendi dei lavoratori italiani sono rimasti a quelli che erano il 1990, mentre negli altri paesi, con particolare riferimento a Spagna, Francia e Germania, gli stipendi sono lievitati di oltre il 40%. A cosa adduce questo? Beh, questa è una contraddizione tutta italiana, nel senso che poteva essere anche accettabile qualche annetto fa l'abbandono del concetto della scala mobile, ma sicuramente non andava rigettato il concetto di indicizzazione degli stipendi. È evidente che il salario deve essere collegato in maniera diretta a quello che è l'aumento della spesa, diciamo, della spesa corrente, della possibilità di sopravvivenza delle famiglie. Noi invece abbiamo adeguate tutte le altre cose tranne quello degli stipendi, e ci tengo a precisare che a farne però le spese maggiori sono quelli più deboli, i lavoratori più deboli, perché poi questo non vuole essere una polemica con alcune fasce di lavoratori, e mi riferisco, insomma, che ne so, ai magistrati, come ai politici, come alle forze dell'ordine. L'indicizzazione dello stipendio è un fatto tranquillo, non riesco a capire perché non possa essere assicurato al resto dei lavoratori che assicurano prodotto e assicurano ricchezza al nostro paese. Va bene, noi vi ringraziamo, ringraziamo il segretario generale, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri per un ottimo lavoro che già sta facendo da vice segretario, perché lei è stato per 4 anni vice segretario, adesso ha assorto a questa carica molto molto importante, purtroppo dovute alla dipartita del segretario generale. Niente, e in bocca al lupo Silvestri. Grazie, grazie veramente a voi dell'emittente per l'incoraggiamento, ma soprattutto speriamo che con il contributo dei lavoratori questo sindacato sia in grado di portare avanti battaglie sempre più nobili nell'interesse dei lavoratori. Voglio aggiungere questo: presto il segretario generale sarà ospite nella trasmissione che abbiamo in rete, che è Punti di Vista, e lo aspettiamo in sede quando vuole, segretario. Grazie ancora. Con vero piacere. Buonasera.